Un concetto importante anche per le arti marziali è che la mano e il piede devono arrivare insieme al momento di un impatto. Okay? Nella realtà dei fatti, questo è un'emerita, cioè così esposto il concetto è un'emerita creata. Perché? Perché io posso anche coordinare la mano e il piede ad arrivare insieme, ma questo non è che genera automaticamente della forza. In realtà la forza è massa per accelerazione. Quindi, quando nelle altre materie tradizionali orientali si dice mano e piede arrivano insieme, significa che tutta la mia massa deve passare nello stesso momento. Noi lo alleniamo con degli esercizi di spinta, ok? Però poi si può usare anche sul pugno. Guardate, se io vado a spingere solo con la mano e il piede, devo fare questo, ok? Questo. Però sarebbe solo coordinare. Mano e piede arrivano insieme è perché il mio asse centrale sposta in avanti contemporaneamente la mano e il piede. Per il momento individuiamo l'asse centrale come la nostra colonna vertebrale, poi in realtà non lo fine. Quindi poi per impararlo, ora mi mettete così, alzate la gamba, braccia ferme, quindi non voglio vedere questa roba qua, ferme. Ora, vi abbassate leggermente e poi portate avanti. Iniziate a spingere dalla colonna vertebrale, questo. Ok? Di fatto, al momento, guardate, al momento della spinta, quando la mia gamba arriva a toccare terra, mi viene sbalzato. Più portate avanti la gamba, più la portate oltre a lui, più la spinta è forte. Nella realtà dei fatti si può anche applicare in un combattimento, perché uno viene per spingerti e spingi contro una parete, contro per farlo inciampare, anche contro di nuovo. Qua, per buttarla, o se il fatto fosse stato proprio, me l'avessi concesso contro un'altra persona, nel caso che l'avessimo contro più persone. Però questo concetto si usa soprattutto per i pugni. Ok? Ma la spinta è così, cioè la forza viene dilatata nel tempo, ok? Ci metto più tempo per applicarla, perché è lenta. Se invece lo facciamo sul pugno, semplicemente applico lo stesso concetto, lo stesso principio, in una frazione di secondo, ok? Quindi diventa questo. Com'è? Si sente? Guarda, arriva insieme, ma non perché coordino, perché si coordino e niente, tieni la dominante. Poi il mio braccio è piccolino, posso anche andare così, guardate, non è la stessa cosa. Voi dovete restare rilassati, spingere dalla colonna vertebrale e arrivare insieme, ok? Ci accorgete se la dominante è un po' lo spinto, non l'ho fatto bene, però funziona così, okay. Per questo è importante mano e piede arrivano insieme, arrivano insieme perché questo arriva così, non perché faccio 1, 2, 3.